Ciao acquaponici e bentornati di nuovo sul canale. Allora, oggi, visto che insomma sono soltanto di passaggio a Bologna, sto facendo una serie di lavori di manutenzione, non vi tedierò facendo vedere quello che sto facendo. Quei lavori di manutenzione su Instagram ogni tanto posto qualcosa, tanto che insomma ho dato una pulita un po' ai sifoni a campana, che era più di un mese che insomma non li controllavo. Ma a parte questo, oggi è unboxing, perché in tutto questo tempo insomma che ho vendemmiato e continuo a vendemmiare, insomma sono arrivati una serie di pacchi che ovviamente porteranno delle novità sul canale. E questo ovviamente man mano con i video che verranno cercherò di mostrarvi insomma a che cosa serviranno quello che andremo a scartare. Ma bando alle ciance, iniziamo subito. Koi Garden. Allora, questo qui è un pacco spedito da Koi Garden. Per chi non lo sa, Koi Garden è un e-commerce italiano, ovviamente spedisce in tutta Italia, e è il numero uno in tutto quello che riguarda laghetti e allevamenti carpe koi. Infatti, oltre che a trovare e quindi anche a spedire insomma carpe koi da vanotti a diverse dimensioni, spediscono anche cibo biologico specifico per carpe koi, pompe, aeratori, insomma tantissime cose per laghetti. E è molto interessante, è un e-commerce davvero ben fornito. Ho già comunicato insomma a loro quanto io sia stato felice della loro spedizione, perché è stata velocissima, nel senso che nel giro di un paio di giorni mi è arrivato il pacco, e quindi andiamo ad aprirlo. Troviamo ovviamente un po' di cose molto interessanti. Prima di tutto dei bellissimi volantini dove specificano un po' e pubblicizzano un po' i loro prodotti, e ovviamente vi parlano anche della loro storia. E allora, una serie di pietre porose, non so se riuscite a vederlo. Ora avrete anche immaginato che cosa andranno a servire. Un po' di altre pietre porose, complessivamente sono 4 pietre porose di diametro 5 cm, quindi davvero molto grandi. 25 metri di tubo per aereatore, e ovviamente non poteva che mancare questa pompa aereatore. Si chiama Ailea, marca Ailea, è un modello V10, quindi 600 litri l'ora, e molto molto utile all'interno dei laghetti e soprattutto all'interno di impianti acquaponici. Non la utilizzerò esclusivamente come aeratore, ma in realtà vorrei mostrarvi una nuova tipologia di pompa molto molto interessante, applicata poi a un filtro biologico e solido insieme. Sto insomma progettando questa cosa, diciamo nei prossimi video vi farò vedere la realizzazione, quello che un po' mi sta passando per la testa con questa pompa, e è il motivo per cui poi l'ho comprata, cioè non utilizzarla banalmente come aereatore, ma farci qualcosa di nuovo, farci qualcosa di sperimentale, perché in questo canale voglio sperimentare. Quindi pompa Ailea. Altro pacco molto più piccolino ma molto pratico, ovviamente vabbè, questo Amazon, quindi non c'è bisogno di presentazioni per Amazon. E all'interno del pacco qua io ho ordinato, all'interno del pacco questi qua sono delle, non vi anticipo niente perché ovviamente io già so cosa c'è nel pacco, faccio vedere. Queste qua sono 100 biobolt da 18 mm. Ovviamente queste andranno a far parte del nuovo filtro biologico e solido che voglio implementare all'impianto là fuori, perché con l'idea insomma che nell'inverno aumenterò il numero di pesci, il quantitativo di pesci, voglio anche garantire una filtrazione biologica ancora prima dei letti di crescita, ma questo con calma nei prossimi video tutto rispetterò, vi sarà tutto più chiaro. Poi ovviamente queste non sono incartate perché mi sono arrivate così, due pacchetti, sono anche loro biobolts, però invece che da 18 mm questi sono della Neva, non lo vedrete mai, Neva, mannaggia la fotocamera che non mette a fuoco continuamente, perché dovete capire che è una macchina fotografica e non una macchina adatta per fare video, quindi la messa a fuoco è un po' approssimativa. Comunque ora vi faccio vedere come sono questi biobolts. Queste biobolts qua sono più grandi esattamente da, mi sembra, 20 mm, no, da 22 a 32 mm, perché si possono appiattire, si appiattiscono, quindi si adattano al contenitore. Io puntualmente penso che le sfrutterò a 32 mm perché avranno un contenitore molto grande e quindi non andranno a comprimersi.
sono penso molto efficaci, il costo non è molto elevato. Ogni confezione, diciamo che secondo ogni confezione che è 1 litro corrisponde a circa 60, almeno da quanto dice qua, a un filtro biologico di 60 litri. Io ne ho 2 di confezione, quindi siamo 120 più un altro qua di BioBolts, insomma dovremmo esserci, perché comunque non sarà il filtro principale, bensì un macinatore, tra virgolette, di scarti solidi, ma con calma, con calma. Questo qua ovviamente è sempre Amazon, perché non, anche lui, insomma, troppo veloce con Amazon Prime, quindi ringrazio il servizio Amazon perché è sempre super efficace. Abbiamo. Aspetta. Comunque, qui all'interno abbiamo questo. Che cos'è? Esattamente è un telo per l'isolamento termico, perché ovviamente Bologna durante l'inverno, insomma, arriva a temperature anche comunque intorno allo zero. Vorrei in qualche modo isolare ancora di più, soprattutto la vasca dei pesci, che dovrebbe, insomma, riuscire a limitare un po' l'escursione termica. Ovviamente anche qui ci farò un video dopo, comunque vi darò aggiornato quando lo monterò su Instagram, quindi continuate a seguirmi perché comunque potrebbe interessarvi anche a voi. Questo, ovviamente, tutto quello che avete appena visto vi lascio il link in descrizione dove potete trovare a comprarlo. Quindi, poi, ecco, finalmente, questo è un pacco che sinceramente aspettavo da diverso tempo. E se state pensando di iniziare un nuovo impianto acquaponico o comunque apportare delle modifiche al vostro impianto, ho trovato sempre su Amazon, anche se non sembra perché non è un pacco Amazon, in realtà l'ho comprato su Amazon. Questo è un po' più rumoroso da aprire. Sinceramente questo prodotto, non so, aveva delle recensioni positive, devo dire la verità, e secondo me ha delle buone aspettative. Potrebbe svoltare i vostri impianti. Ma le istruzioni, che non dovrebbe servire niente. Ecco, ora iniziamo. Questo bimbone, non so se lo vedete, peserà, non so, 2. Secondo me 3 kg fa. Questa pompa consuma soltanto 10 watt. Ha una portata di 3000 litri l'ora e un'altezza massima di 2 metri. Ovviamente questa pompa ha tutta una serie di attacchi. Il più piccolo, in realtà, il più piccolo degli attacchi dati in dotazione è di 20 mm. E ovviamente i tubi che portano l'acqua, che spostano l'acqua, insomma, all'interno dell'impianto sono di 13 mm, quelli classici da giardinaggio, perché sono più economici d'accordo e comunque mi sono trovato meglio, insomma, anche con la pompa che ho attualmente. Però cercherò di adattarli, probabilmente vi farò vedere come, non dovrebbe essere niente troppo complesso riuscire a creare una serie di, insomma, giunzioni in modo tale che anche il tubo da 13 non abbia perdite e funzioni con questa pompa. 10 watt, cioè 10 watt, io attualmente con la pompa che ho ora consumo 24 watt. Riuscire a passare a 10 watt rispetto che a 24 è la svolta per l'inverno, perché fondamentalmente riuscirò probabilmente a mandare avanti questa pompa con il pannello solare, perché comunque, cioè, 10 watt sono davvero pochi, cioè sono niente. Comunque, un attimo, dicevamo, allora la pompa misura 18 per 11 per 14,5, considerate, insomma, delle misure abbondanti. Quindi ovviamente nasce per laghetto, la dimensione è importante, però ha delle enormi potenzialità. Non credo che riuscirò in questi giorni, insomma, a inserirla, perché quando voi starete vedendo questo video io sarò già di nuovo a vendemmiare le marche, e quindi la inserirò penso, insomma, verso la fine di settembre riuscirò a fare questo plugin all'impianto, ovviamente andando a sostituire l'altra pompa che la terrò come scorta nel caso in cui ci fossero dei problemi con questa. O comunque avere due pompe serve sempre, perché considerate che se succede che la pompa in atto che avete in uso si rompe per qualsiasi motivo, l'impianto sostanzialmente si blocca, quindi se tenete di scorta sempre una pompa non fa mai male. Con l'unboxing io ho fatto, vi ho mostrato tutto, non vi ho detto che l'areatore, quello che mi ha spedito Koi Garden, davvero una buonissima offerta, cioè con 5 pietre porose, con 4 pietre porose da 5 cm, 25 metri di tubo che mi dureranno praticamente una vita, e questa è davvero una super offerta, quindi andate a vedere sul sito che vi lascio comunque qui sotto in descrizione. Ma questa pompa, non vi avevo detto che consuma anche lei 10 watt. Ora se volete ve la faccio vedere, perché non l'ho mica aperta. Allora, la pompa, che cosa c'è insieme alla pompa? La pompa funziona di suo con
in dotazione con quattro uscite, cioè nel senso se voi, ecco, voi avete il vostro tubo, questo arriva, questo qua ovviamente va alla pompa, e questo qua invece poi porta in uscita, si divide in quattro uscite ovviamente per le quattro pietre porose in dotazione, ma vi ripeto, io lo utilizzerò per altro, non credo che, ma forse una o due massimo pietre porose le metto in gioco, ma il resto sarà per un'altra cosa, e sperando che sia sufficientemente potente, secondo i miei calcoli sarà sufficientemente potente. Bene, e ecco, bella bimba, sinceramente è una pompa molto grande, ovviamente va utilizzata se al di sotto il livello dell'acqua con le valvole di non ritorno, ma questo lo saprete già, se invece sopra il livello dell'acqua non avete problemi, potete utilizzarla senza valvole di non ritorno. Bellina, no? È molto molto bella e poi fa professional rispetto ai classici aeratori d'acquario che sto utilizzando, molto, cioè utili perché pure quello fa il suo dovere, però questa bimba la faremo lavorare molto bene. Adesso vi faccio vedere l'ultima cosa, ultimissima, rimanete lì. Questo, voi direte, che cos'è? Non è un unboxing effettivo, nel senso che è un'anticipazione del progetto che sto lavorando e che probabilmente non finirò oggi, ma dovrò andare avanti, insomma, perché dovrò riprendermi tutto per farvelo vedere, quindi direi che verso la fine di settembre ne riparleremo. Ed è un bel secchio della vernice con già un piccolo lavorazione qui e tante cose dentro, spugne, tubi, ovviamente i classici tubi PVC, insomma tante cose, sarà proprio bello, ve lo farò vedere. Bene, acquaponici, io direi che devo tornare, insomma, sistemare un po' tutto ai miei classici lavori di manutenzione prima di ripartire, perché comunque il tempo è alle strette, e niente, io vi saluto. Statemi bene, ovviamente per qualsiasi cosa scrivetelo nei commenti, capisco che insomma è stato un unboxing molto veloce, ma qualsiasi chiarimento sempre chiedetemelo nei commenti o scrivetemi su Instagram ovviamente, perché anche lì è molto più immediato rispondervi, insomma averci uno scambio, che già sto avendo con alcuni di voi, quindi molto interessante, e niente, al prossimo video, ciao acquaponici, rimanete lì, non dimenticate di lasciare un mi piace, condividetelo con i vostri amici acquaponici ovviamente, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, dai, che non costa nulla e a me aiuta moltissimo aumentare il mio numero di iscritti, perché ovviamente insomma è una soddisfazione personale riuscire a creare insomma una vera e propria community, quindi ciao acquaponici, con questo è davvero tutto, al prossimo video.